Sono qui perché amo Gigi Riva e perché una notte d'estate feci uno spettacolo a Leggiuno con presente, e non lo sapevo, in platea la sorella di Gigi Riva, Fausta, che sentì questa canzone che canto questa sera dal titolo Da Leggiuno in Nazionale. Il giorno dopo prendevo il battello per andare all'Aveno e mi chiama Gigi Riva e mi dice: sono Gigi Riva. E io gli rispondo: io sono Beccalossi. Pensavo di essere stato preso in giro, invece era lui che mi ringraziava. E poi è nato uno spettacolo che ha girato molto e sono contento che questa sera a Varese, grazie a Claudio Ferretti, Diego Pisati e tutti gli altri, siamo a festeggiare la più grande punta del Varesotto e italiana soprattutto. Ciao Gigi. Io mi ricordo. Ciao, buonasera. In una partita, era la penultima del campionato, voi avevate vinto il campionato l'anno prima e c'era Cagliari Varese. E tra così un'incomprensione tra Nicolai e Albertosi, Petrini ha fatto gol. Perdevate 1-0. Poi hai fatto gol tu su punizione. Io ero in barriera, non ho neanche visto la palla, ma non ho neanche vista Carmignani. Ed è finita 1-1. Esatto. Eri talmente incavolato, per non dire qualcos'altro, che poi hai dato un calcio alla porta, ti ricorderai, e l'hai sfondata. Di 18 anni ho fatto questa bandiera qui, e questo c'è un mio amico che è finanziere adesso, e poi ho cambiato questa bandiera, che speriamo che la facciano vedere nel cinema oggi, perché io ho cambiato la bandiera, che qui si vede male purtroppo, in cui c'è scritto: Cere lumina, riva fulmina, forza Cagliari Lacconi. Speriamo che la facciano vedere, perché questa bandiera l'ho regalata al presidente del Cagliari che c'è adesso.